Tornando alle consulenze esterne, invece, ce n'è una che non è andata giù alla città. Il problema riguarda il degrado e la sicurezza. Lei abita qui? Eh? Abita qui. Io è meglio che non parlo, perché se parlo è un casino. Mi dica. Non dire le parolacce. Guarda, io è meglio che non parlo. Se lei sta qui di sera, quando ancora i negozi erano aperti, come minimo c'erano 20-30 pisciate, mentre qua vendevano la birra, di là pisciavano. In più si mettono qui a capannello e urlano fino alle 3 di notte. Il problema è Piazza Verdi, troppi locali, schiamazze fino all'alba e spaccio di droga. Questa è la più prestigiosa piazzetta universitaria d'Italia. Vi sembra giusto che io l'altra notte, alle 4 di notte, mi sono dovuto alzare dal letto per venire in Piazza Verdi, perché c'erano 50-60 persone, intorno a 5 deficienti, che suonavano il cassonetto alle 4 di notte, figlio mio, non a mezzanotte. E allora le persone, qui sopra ci sono degli anziani, degli ammalati, dei bambini piccoli. Ti sembra giusto? È giusto quello che sta dicendo. Ma noi chiediamo che non ci siano gli eccessi, non diciamo che voi non dovete stare in Piazza Verdi, ma per l'amor di Dio, non lo dice nessuno. Mi sei venuto a Bologna perché mi hai immaginato. Me l'immaginavo come la città, aperta a ogni possibilità. Ma noi che non siamo tutti la città aperta. Allora, in Calabria avrai una casa, i tuoi genitori vanno una casa, e io vengo a casa tua a pisciare sul tuo portone. Tu cosa mi fai? Sai in Calabria cosa mi fanno? Mi sparano con la lupara, te lo dico io. Ma cosa mi viene a raccontare? I soliti discorsi. Che dite che noi sono discorsi bigotti, vi sparano in Calabria, ma cosa? Secondo me non si risolve nel limitare fisicamente di bere una birra, ragazzi, quanto a 50 metri spacciano l'eroina. Di solito sono qua, in questa zona qua. Di solito sì, questa è la zona in cui comincia a esserci lo spaccio. Eppure la piazza è presidiata la mattina dai vigili e la sera dalla polizia, ma è solo un presidio, perché la polizia non va a caccia degli spacciatori in divisa. Cioè la loro presenza è solamente ferma qua, solo se succede qualcosa in piazza, però voi non andate a prendere gli spacciatori. A meno che non venga qua davanti a dirmi guarda io sto spacciando. Ordine pubblico. Cioè lei non lo va a cercare dietro il vicolo? No, ma questa non è la loro funzione. Sarebbe data pura fantasia andare in divisa a cercare gli spacciatori. Si muovono come a casa loro, ragazzi ubriachi, semplici studenti alla ricerca di un momento di relax con una birra da bere a Garganella e tanti pancabestia con i cani al seguito, tutti a occupare i portici di Bologna. Il fatto stesso che si presenti in 4-5 con tutti i cani, gli escrementi per terra, eccetera, dà già fastidio. Alcune zone di Bologna in alcune ore del pomeriggio e durante la notte si trasformano, strade e portici diventano osterie a cielo aperto. Il disagio c'è, lo avvertiamo tutti i giorni, le lettere che arrivano al resto del Carlino dimostrano che questo disagio è evidente. Due giorni fa un mio collega qui vicino hanno rubato il cellulare, ma questa è una cosa da niente, diciamo. Entrano, guardano cosa c'è e rubano. Sì. Il divieto ai negozi di alimentari di non vendere alcolici, bevande in lattina e in vetro dopo le 22 sembra inutile, soprattutto nel centro storico della città, dove vetri, escrementi e attaccabrighe non lasciano tranquilli lì lì lì. Nel 1973 il capoluogo ha perso 124.000 abitanti. Questi sono andati tutti via dal centro storico di Bologna, cioè dai viali fino a Piazza Maggiore. Il centro storico di Bologna non esiste più, è vuoto, per cui alla sera, di notte e di giorno viene dentro tutto il peggio del peggio. I pancabestia di strada, decorati con piercing, amano allevare i cani meticci oppure di grossa mole, drogarsi e bere. E dormire magari sotto i portici, non solo loro, perché esiste il fenomeno del finto pancabestia. Studenti che hanno il cane, bevono birra e dormono in casa di papà. Ci sono alcune zone dove appunto questi pancabestia dominano abbastanza la situazione, però devo dire non esagererei poi anche nel fenomeno, perché comunque è sempre un numero limitato di persone. È chiaro che in quelle zone il problema esiste. Anarchia, qui ognuno fa quello che vuole, senza rispettare nessun tipo di regola sociale e civile.